Questo mezzo è frutto degli introiti accumulati nel corso dell'ultimo anno dal nostro corpo di polizia municipale nelle sanzioni, non solo ai reati stradali, ma a tutte le tipologie di illegalità di cui il nostro corpo di polizia si è occupato. E io sono convinto che sarà uno strumento in più nel contrasto all'illegalità, al controllo del territorio, che è quello che tutto noi chiediamo, non solo per rendere più ordinata l'isola nei periodi di massimo afflusso turistico, nella gestione del traffico, nella gestione dei percorsi ciclabili, nella regolazione anche dei flussi di autovetture che noi abbiamo già previsto in modo limitato e per i quali chiediamo al Corpo di Polizia di esercitare i controlli, ma anche di controllo e di repressione di tutte quelle forme di illegalità legate alla violazione dell'ambiente e del territorio, a queste barbare pratiche di abbandono dei rifiuti lungo le nostre strade e lungo le nostre coste. Insomma, uno strumento che il nostro Corpo di Polizia ha in più per portare a fondo un'opera di controllo del territorio e di azione di legalità. Questo veicolo è andato a sostituire un veicolo d'istituto che risaliva ormai ai primi anni 2000, quindi diciamo abbastanza vetusto, dai consumi molto elevati. Ormai diciamo, l'abbiamo dismesso per avere un nuovo veicolo, diciamo, con una classe di consumo molto alta, risparmio di carburante, diciamo, rispetto a quello vecchio, riesce a fare il doppio di percorrenza nonostante lo stesso, diciamo, importo di carburante. Niente, va ad aumentare la flotta dei veicoli già esistenti a questo corpo e ci aiuterà nella sorveglianza delle strade della nostra isola qua a Favignana, per il contrasto delle violazioni al codice della strada. E adesso vediamo un attimo se riusciremo ad attivare anche un progetto serale per il contrasto delle stragi del sabato sera dovute all'assunzione di sostanze stupefacenti e anche all'utilizzo di alcol alla guida.